taglia corto come il appunto il film breve, direi, di film breve di Pierfrancesco Campanella. E adesso GR, linea regia Giuseppe Savoca, e poi linea ancora a noi per continuare a parlare. State ascoltando Radio Roma. Suspiria dai demoni, appunto, da Claudio Simonetti, per un tributo ad Dario Argento. Però ritorniamo ancora a parlare di taglia corto, però non tagliamo corto, continuiamo a parlare appunto di Jack Lametta, e appunto che è il tema principale, appunto l'ispirazione di questo film breve, come appunto l'ho ribattezzato io oggi. Però adesso non voglio più chiamarlo cortometraggio, perdonami Francesco, ma film breve. Film breve, ricordiamo, perciò cancelliamo qui cortometraggio. Cioè, film breve lo cancello proprio. Va bene. Film breve, diretto da Francesco Campanella, scritto da Renzo De Luca, interpretato da Elisabetta Rocchetti, Cosimo Fusco, Emanuele Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Cori, che per la prima volta sullo schermo, Emi Bergamo, che sta qui con noi, è alla qui. Tua destra. Emi Bergamo è qui. Io so che sono dei progetti, Emi, perché poi so tu che devi lasciarci un po' prima della trasmissione, perché prima della fine, tra l'altro più tardi sentiremo anche Elisabetta Rocchetti, però abbiamo aspettato proprio per dare più spazio appunto a Emi. Ai presenti. Ai presenti, no. Anche tu vai via? No. Ah no? Presto. Ti piacerebbe? No, fino alla fine. Dare più spazio a Emi, perché giustamente lei va via, poi certo. Facciamo subentrare Elisabetta. Ecco, parliamo dei progetti futuri di Emi, dai, che siamo curiosi. Futuri. Allora, progetti futuri, ce ne sono tanti, bisogna concretizzarli questi progetti, però per adesso... Adesso c'è il film con... L'importante è che intanto siano in fase embrionale. Sì, sicuramente. Poi se c'è il parto, va bene. Però. L'allenatore del Pallone 2, che sarà di Sergio Martino con Lino Banfi, e sarà la prossima esperienza cinematografica che farò. Si registrerà il 21 agosto e andrà sul grande schermo, penso, verso Natale. In più sto avendo una collaborazione molto importante con il grande maestro Vince Tempera, che saluto. Speriamo, insomma, che questo progetto ci porti a Sanremo, ci porti avanti musicalmente. Quindi sì, mi piacerebbe tanto, oltre a cantare e a ballare, essere anche diventare un'attrice. Ora iniziamo con questa collaborazione dopo Pierfrancesco Campanella con Sergio Martino, e speriamo di continuare la collaborazione con Pierfrancesco Assolutamente Campanella, sì. Che insomma altri progetti, e che quindi a questo punto si ricorderà della cara Emi al tempo opportuno. No, volevo dire una cosa, Emi, facciamo un patto. Sì. Se vai a Sanremo, io vengo con te, ti accompagno. Ma quello sicuramente, caro, ti voglio in prima fila. Se vai bello a Sanremo, verrò a Sanremo anch'io con te. Va bene, questo sì. Che sia di buon auspicio. Sicuramente, come lo sei stato. Lo sai che già. Ci tengo tanto, e sarebbe un sogno che tu vada a Sanremo, dai. Dai, speriamo. Prima di andare a Sanremo dovresti fare un altro film, e ecco. Lei lo interpreta e Giuseppe le porti così fortuna. Va sicuramente a Sanremo, perché le porti fortuna, no? Speriamo di prima di Sanremo. Con la mia presenza è già una garanzia. È vero, già una garanzia. Quindi questo sono i progetti, insomma, per il momento. Il bagaglino non si sa, perché Pierfrancesco Vincitore io lo stimo molto proprio per questo. Non è una persona che parla molto, che promette molto. Certo, se dice è sempre dosato ciò che dice, te lo dice sempre all'ultimo. Però è più bello, proprio perché ti godi questa sorpresa. Vabbè, deve essere giustamente in sintonia col copione finale, poi dello spettacolo, ovviamente. Eccoci. Siamo già arrivati in pubblicità. Ecco, la regia ci chiama la pubblicità. Che facciamo? Salutiamo Emi, fratello. Sì, resto ancora? Resta ancora 10 okay, minuti. Ok, resto ancora, poi vi saluto resta ancora. Pubblicità. Sentiamo la pubblicità e poi rientriamo. Sì. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Ritorniamo ancora in studio con la pubblicità che incombe, purtroppo questa è una radio commerciale, è importantissima. Purtroppo, perché la pubblicità da vivere, se tu sei qui lo devi anche alla pubblicità. Certo, quindi, certamente, anche se tu sei qui, anche se possiamo ne parlare sono consapevole corto. Di questo e non anch'io. Non il piatto dove mangio. Però purtroppo nello stesso tempo ci interrompe quello che il discorso, tra l'altro Emi stava parlando, anche, voleva parlare, sì, e ha detto mannaggia però la pubblicità, che adesso mi interrompe. C'ha anche consentito di prendere una boccata d'aria, di refrigerarci un po', di bere delle squisite bevande che tu ci hai gentilmente offerto, quindi anche quello serve. Bene, torniamo a parlare di Taglia Corto, Emi Bergamo tra i protagonisti, appunto di Taglia Corto, che ieri è stato proiettato alla Casa del Cinema di Roma, Via Veneto, Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1. Largo Marcello Mastroianni, infatti c'è questa bellissima foto, diciamo, gigantografia. Comunque, di veramente Marcello, un posto bellissimo, una piaccia bellissima per fare una serata, io ero terrorizzato, devo dire la verità, perché è sempre un'emozione, no? Quando proponi una cosa, non sai la gente come reagisce,
c'erano due ricevimenti ieri sera, il tuo e un altro sotto. Sì. E io naturalmente ho sbagliato il ricevimento, ecco. Andando fino all'altra parte, non c'era dubbio. anche altre persone ha saputo che insomma hanno in compenso molti noi abbiamo avuto molti imbucati nel nostro buffet, abbiamo avuto molti imbucati dell'altra provincia. Sì, sì. Non lo sapevo questa cosa. No? C'è stata questa specie di osmosi tra, cioè, c'era tra una pasta, io non l'ho assaggiata perché mi si era chiuso lo stomaco. Mi ha detto c'era una pasta dei sedanini alla checca. Dice che erano buonissimi. Divina. La tua? Sì. No, io non l'ho assaggiata. Io, no. Io no, perché sono arrivato e Pier Francesco mi ha spinto in sala. Favolosa. Letteralmente in sala dicendo vai a vedere subito la cosa. Ma no. Eccomi qua, sono arrivato, ero appena entrato. Pubblicizzo il buffet di ieri perché è stato favoloso. Bene, torniamo ancora a parlare. Pier Francesco, parliamo ancora di Jack Lametta. Sì. Tu all'epoca come hai vissuto questa cosa? Te l'ho detto, con un po' divertito in un certo senso, perché vedo tutte le mie amiche terrorizzate, tutte le mie amiche che non uscivano la sera, prendevano precauzioni, un po' mi faceva ridere perché trovavo eccessivo tutto questo, francamente, una psicosi forse esagerata. E niente, poi mi ritrovavo. Perché le tue amiche, tu hai detto però c'erano anche personaggi sesso maschile, anche tu in qualche modo. Però no? Chiaramente le donne sono più esposte e poi sono anche più indifese, no? Tu non avevi paura di andare in giro? No, figure se giustamente stava a pensare giusto a me. Vabbè, parli bene perché sei uomo, però. Se io ero una donna, però erano anche. Ma colpiva anche gli uomini, però, colpiva anche gli uomini. Le donne più che altro di giorno, gli uomini sembra più. Sì, colpiva anche gli uomini. Più, diciamo, più tardi. Però io sono uno positivo, non pensa mai alle disgrazie. Alle cose. A me avrebbe terrorizzato, penso, una cosa del genere. Veramente, non sarei veramente più uscita di casa. Esagerata. Veramente, dai. Sì. Oddio, non l'ho vissuta, però se era così come mi stanno raccontando, sì, sì, comunque, tenendo anche alla mia. Incolumità. Certo, ovvio, avrei avuto tanta paura, sicuramente. Sì, poi magari si era diffusa anche una certa psicosi, perché alla fine, certo, alla fine se vai a vedere nella statistica, ecco, nel proprio percentuale, se alla fine quando uno esce è sempre a rischio, sì, a rischio anche di aggressioni, oggi, di rapine. Voglio dire, sì, no, il caso dell'omicidio nella metropolitana, quello con l'ombrello, sì, nell'occhio, cioè, è emblematico. Eppure non era, non c'era Jack Lametta. Capito, però, come ha detto neanche la metropolitana al giorno d'oggi, perché come può succedere di tutto in qualsiasi momento. Certo. No? C'erano dei casi, insomma, di 3 persone, 4 al giorno. Sì, soccorso, sì, quindi sì, voglio, sì, dire, è una media abbastanza, sì, però alta, se no? Facciamo, quindi... no, però proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno, certo, caro. E forse la stessa cosa, poi e probabilmente la media sarà quella, poi calcola che però, nella maggior parte dei casi non ci sono le denunce, nella maggior parte dei casi non si denunciano, che sono violentate non sono denunciate, certo, quello è il problema. Però anche magari... quello è una cosa, è un fenomeno che sta aumentando parecchio, soprattutto tra i giovanissimi, no? Sì. E poi la violenza di branco della ripresa tramite il cellulare, no? Che riprendono i filmati. Cioè, anche questo è un fenomeno abbastanza inquietante. Quelle sono i lati negativi della tecnologia che avanza, chiaramente. Sì, e poi anche il fatto che vedo che i giovanissimi hanno meno rispetto della scuola come istituzione, meno rispetto degli insegnanti. Beh, ma sono anche gli insegnanti che non fanno sì che ci sia questo rispetto, comunque, ma perché come noi che siamo una generazione più aperta, anche loro comunque si sono un po' adeguati a questa generazione, a questa apertura, e quindi di conseguenza tra la tecnologia che ha rovinato completamente tutto e loro che si sono un po' più aperti, adattati, e noi che siamo avanzati, sicuramente non... Però nelle scuole stanno succedendo parecchi fattacci. Sì, no, ma sicuramente, però... Questo è un fenomeno abbastanza allarmante. Non sono solo giovani, secondo me. No, è un po' tutto. Però, ecco, in particolare mi colpisce negli ultimi tempi tutta una serie di eventi che sono avvenuti nelle scuole. Sì. Comunque, diciamo che forse i bambini... Cioè, io ho visto a Domenica Inn addirittura un filmato in cui una maestra si faceva tastare il sedere da un alunno... ma quando mai? Ai tempi miei non poteva succedere una cosa del genere. Ascolta, ma però c'è questa un discorso. Non reagiva tranquillamente, questo mi andava giù con sta mano pesante. Ma hai visto e questa non reagiva, non aveva la minima reazione. Ma ragazzi, dico, ma qui non sei accorta, ma possibile? Ma dai, ragazzi, ma no. Quindi c'è un qualcosa che nella scuola oggi come oggi non funziona. Ci sono dei malesseri, perché certe cose sono al di là del bene e del male, dai. Ma non pensi che adesso però c'è stata la possibilità di filmarlo con un telefonino? Magari queste cose succedono. Ma quando mai? A scuola, io non lo so, non mi sento vecchio, però ti posso garantire che quando andavo a scuola io queste cose erano pura fantascienza. Vabbè, non è che ma quando mai? Succede in tutte le scuole, è successo in una scuola, cioè è stato un caso. A parte che non è un solo caso, ci sono più di... Addirittura quella professoressa che si è portati i 3-4 ragazzi nell'orario di educazione fisica, se li è portati. Non sarei bambini, forse. Delle ripetizioni di matematica, ho